Hare Krishna, Hare Bol, benvenute, benvenuti. Sabato e domenica leggiamo insieme la Sri Chaitanya Charitamrita, questo meraviglioso capitolo della Dilila, capitolo quarto, le ragioni dell'apparizione di Sri Chaitanya. Oggi abbiamo anche la fortuna di avere un piccolo ratayatra qui a casa da Mukunda e Anubhava. Chi fosse in zona può partecipare. Jai Jagannath Baladev Simate Subhadra Marani Ki Jai. Siamo arrivati al verso 32esimo. E Ishabarasa Niryasa Kariba Asvada E idvare karibasaba bhakate prasada. Io gusterò l'essenza di tutti questi rasa e in questo modo favorirò tutti i miei devoti. Qui sta trattando del punto che solo l'amore spontaneo, l'affetto spontaneo, è in grado di permetterci di sviluppare una relazione con Krishna. Lui è Akhila Rasamrita Murti, come abbiamo visto, l'imperatore della Dorchestra, del Rasa, e quindi lo dice. In questo modo lui potrà gustare tutti i rasi. Vrajer nirmala raga suni bhaktagana raga marge bhajayena chadi dharma karma. Allora, sentendo parlare del puro amore degli abitanti di Vraja, i devoti sulla via dell'amore spontaneo mi adoreranno abbandonando tutti i rituali propri della religiosità e dell'attività interessata. Qui c'è una spiegazione di Srila Prabhupada. Molte anime realizzate come Raghunath Das Goswami e Re Kulakshetra hanno raccomandato vivamente di sviluppare questo amore spontaneo per Dio, anche correndo il rischio di trasgredire tutti i codici tradizionali della moralità e della religiosità. Rileggiamo. Molte anime realizzate come Raghunath Das Goswami e Re Kulakshetra hanno raccomandato vivamente di sviluppare questo amore spontaneo per Dio. Quindi spontaneo significa che non è suggerito, stimolato da regole, prescrizioni, norme, ma che nasce proprio dalla contemplazione personale della persona sul suo oggetto d'amore, chiaramente sotto la guida dei devoti, del maestro spirituale, delle scritture, perché questo non può essere fatto così in modo naif. Anche correndo il rischio di trasgredire tutti i codici tradizionali della moralità e della religiosità. Sri Raghunath Das Goswami, uno dei sei Goswami di Vrindavan, nelle sue preghiere dette Mana Shiksha, dice che dovrebbe essere sufficiente dedicarsi all'adorazione di Radha Krishna con piena attenzione. Nadharmam Nadharmam Sruti Gana Niruktam Kilakuru. Non bisogna essere molto interessati al compimento dei riti vedici o a seguire le regole prescritte. Anche il Re Kulakshetra esprime lo stesso concetto nel suo famosissimo Mukunda Mala Stotra. Non sento il desiderio di compiere riti religiosi o di governare qualche regno di questo mondo. Non mi importa del piacere dei sensi
che può apparire e scomparire secondo le mie azioni passate. Il mio unico desiderio è quello di rimanere fisso nel servizio devozionale ai piedi di loto del Signore, anche se dovessi continuare a rinascere qui, vita dopo vita. Qui ci dà anche un'informazione molto importante. Gioie e dolori sono dovuti principalmente alle nostre azioni passate. Quindi tutti gli sforzi che noi possiamo fare non servono a niente. Gioia e dolore sono predestinati. Vi faccio un esempio. Se io ho fatto un debito, non so, anche mesi fa, un anno fa, prima o poi deve arrivare il momento in cui devo pagare questo debito. Se io invece ho ottenuto un credito, prima o poi avrò la ricompensa di ricevere questo credito. E così oggi potrei essere felice, sentirmi bene, va tutto bene, tranquillo. Ho saputo di un mio vicino, un caro, una cara persona, una persona che anche d'inverno va con la maglietta sempre fuori nei campi, e mai ha avuto malattie. E ho saputo adesso che ha trascorso una quindicina di giorni e più all'ospedale, intubato, perché è stato male. Rarissimo, infatti non è mai stato male, capite? Arriva per tutti. Quindi, dice, il mio unico desiderio è quello di rimanere fisso nel servizio devozionale, perché quello è sicuro. Quello ci dà un risultato sicuro. Verso 34. Anugrahaya bhaktanam manusam deya asritam bhajate tadrisi krida yastudva tatparobhavet. Krishna manifesta la sua eterna forma simile a quell'umana e manifesta i suoi divertimenti per mostrare la sua misericordia ai devoti. Dopo aver sentito parlare di questi divertimenti, ci si dovrebbe impegnare al suo servizio. Questi divertimenti sono infinitamente affascinanti. Questa è la prerogativa di Krishna. In lui tutto è affascinante. Catturati da questo fascino, ci si dovrebbe impegnare al suo servizio. Perché il servizio deve essere fatto in uno spirito favorevole di attrazione verso il Signore. Quindi tutti i devoti pregano: Signore, fa che io resti catturato dalla tua bellezza, dalla tua meraviglia. Perché noi, la nostra mente, il Re Kulakshetra lo dice in un altro bellissimo verso del suo Mukundamala Stotra, che dice: quando sarò vecchio e tutto il mio corpo sarà, come farò? No? Solo se nel mio cuore sarà fisso, no? La bellezza dei tuoi occhi di loto, allora riuscirò a contemplarti. E chiede proprio al Signore, fa che si fissi, come la famosa frase di Sanatana. Man manasa madhukaram arpaya ni japat panka jamarakam. Fa che manasa, la mia mente, si perda proprio, si è completamente avvolta nel nettare. Come le api, quando vedono un fiore carico di nettare, non capiscono più niente, si buttano dentro. Avete visto le api, calabroni, no? Sembra che si entrino nel fiore, no? Si sporcano tutti del polline. Sembrano impazziti. Qui c'è una lunga spiegazione. Leggiamo. Questo verso è tratto dallo Srimad Bhagavatam 10.33-37. Dio, la persona suprema, possiede innumerevoli espansioni della sua forma trascendentale
che esistono eternamente nel mondo spirituale. Questo mondo materiale non è che il riflesso distorto del mondo spirituale, dove tutto è manifestato senza alcuna imperfezione. Là ogni cosa ha la sua esistenza originale, che non è soggetta al dominio del tempo. Il tempo si nota per la sua assenza, è detto nella Brahma Samhita. Il tempo non può deteriorare o interferire nelle condizioni del mondo spirituale, dove le diverse manifestazioni di Dio, la persona suprema, ricevono l'adorazione dei diversi esseri individuali situati là, nella loro posizione costituzionale spirituale. Nel mondo spirituale ogni esistenza, tutto ciò che esiste, non c'è materia separata. Appartiene alla pura virtù incontaminata. La virtù che possiamo trovare nel mondo materiale è contaminata dalle influenze della passione e dell'ignoranza, invece. Il fatto di dire che la forma di vita umana è la posizione migliore per dedicarsi al servizio devozionale richiude un significato particolare, perché solo in questa forma l'essere individuale ha la possibilità di risvegliare la propria relazione eterna con Dio, la persona suprema. La forma umana è considerata il livello più alto nel ciclo delle specie che vivono in questo mondo materiale. Chi approfitta di questa elevata forma materiale può riconquistare la sua posizione nel servizio devozionale al Signore. Le manifestazioni di Dio, la persona suprema, dette avatar, appaiono tutte in specie di vita. Appaiono in tutte le specie di vita, benché questo fatto sia inconcepibile per il cervello umano. I divertimenti del Signore sono senza dubbio differenti in relazione alla capacità di comprensione delle diverse forme corporee degli esseri. Questo lo dice la regina Kunti: tu appari in tutte le specie. Sembra incredibile per noi. Il Signore Supremo accorda la benedizione più generosa agli uomini quando appare nella sua forma umana. È allora che l'umanità ha la possibilità di impegnarsi nelle diverse categorie di servizio eterno al Signore. È necessario invece capire bene il significato di queste espressioni. Srila Narottama Thakur, nelle sue preghiere ai Goswami, ha espresso la propria incapacità di comprendere tali relazioni spirituali. Rupa Raghunatha Pade Ai Beakuti Kabe Ama Bujabo Seyuga Lapiriti. Quando sarò ansioso di comprendere le opere lasciate dai Goswami, allora potrò davvero comprendere gli amori trascendentali di Radha Krishna. In altre parole, se non si riceve un'adeguata educazione spirituale nella successione dei maestri che discende dai Goswami, non sarà possibile capire Radha Krishna. Le anime condizionate sono contrarie per natura alla comprensione dell'esistenza spirituale del Signore, e quando cercano di penetrare la natura trascendentale dei divertimenti del Signore senza abbandonare la loro mentalità materialistica, cadranno sicuramente in errori grossolani come i Sahaja o gli impersonalisti. Verso 35: Bhavet kriya virin sei iya kaya kartavya avasya yanatta pravyatva. Qui l'uso del verbo bhavet, che è espresso all'imperativo, suggerisce che questa azione deve essere senz'altro compiuta. Non farlo equivalerebbe a trascurare un importante dovere. Questo imperativo si applica ai puri devoti. I neofiti potranno comprendere questi scambi solo dopo essere stati elevati col servizio devozionale regolato sotto la guida esperta del maestro spirituale. Allora anch'essi saranno qualificati per ascoltare i divertimenti d'amore di Radha Krishna. Finché viviamo un'esistenza condizionata dalla materia, è necessaria una rigida disciplina che discrimini tra attività morali e immorali.
Il mondo assoluto è trascendentale, è libero da tali distinzioni, perché là la confusione non sussiste. Nel mondo materiale, invece, il desiderio sessuale rende necessaria la distinzione tra un comportamento morale e immorale. Le attività sessuali nel mondo spirituale non esistono. Le relazioni tra amante e amato nel mondo spirituale sono puro amore trascendentale e felicità immacolata. Eivancha yache Krishna prakatya karana asura samara asunuga prayojanam eimata chaitanya Krishna purna bhagavana yuga dharma pravartana naitantra kama. Come questi desideri costituiscono la ragione fondamentale dell'apparizione di Krishna, mentre la distruzione dei demoni è soltanto una necessità secondaria, così, per sì Krishna Chaitanya, Dio la Persona Suprema, il fatto di diffondere il Dharma proprio di quest'era è un'attività secondaria. Verso 38, Konakarane yabe aila vataremana yuga dharma kala aila sekale milana. Quando per un'altra ragione il Signore desiderò apparire, si presentò anche il momento opportuno per diffondere la religione per quest'era. Duhi eto avatare lana bhaktagana apane asvade prema namasankirtana. Con queste due intenzioni il Signore apparve insieme ai Suoi devoti e gustò il nettare di prema nel canto collettivo del Santo Nome. Sehidvare acandale kirtana sanciare nama prema malagati paralai samsare. In questo modo diffuse il kirtan perfino tra gli intoccabili. Con la ghirlanda del Santo Nome e di prema, inghirlandò l'intero mondo materiale. Allora qui il Signore Chaitanya ci fa vedere, come abbiamo letto prima, che la nostra natura è quella di anime spirituali eternamente, ma caduti sotto l'influenza della natura materiale si perde questa purezza. E senza possedere questa purezza non è possibile gustare il prema, il puro amore per Dio. Allora Chaitanya è venuto con un'arma formidabile, è venuto con un dono, più che un'arma, un dono meraviglioso, eccezionale, molto raro, anche per le anime elevatissime, il Santo Nome del Signore. E diffondendo questo santo nome ha permesso di percepire il prema. E tutti coloro, io mi ricordo lezioni bellissime su questo punto, che venivano anche solo in contatto con, pensate che magnanimo, l'avatar, ma, namo mahavadanyaya Krishna prema, mahavadanya avatar, il più misericordioso, lui è Nityananda. Solo vedendolo, ascoltando la sua voce, che dire poi di toccarlo, immediatamente il prema si manifestava. Adesso noi abbiamo bisogno di un po' di lavoro, però siamo fortunati ugualmente perché siamo vicini, appena 500 anni. Ma all'epoca, quando lui era presente, bastava ascoltare la vibrazione che usciva direttamente dalla sua bocca, bastava toccarlo, bastava che lui guardasse, perché una persona immediatamente venisse completamente purificata, perché lui è Pavitram Purusham, no? È il supremo puro. Non è possibile essere esposti al sole senza sentire, essere illuminati o riscaldati dai suoi, non è possibile, capite? E lui è la luna piena in questo Kali Yuga,
E nel, quando c'è la luna piena avete visto che non è possibile che non ci sia il riflesso della luna, il chiarore della luna. Quando se n'è andato, lui ci ha lasciato questo dono di incommensurabile valore, l'associazione dei devoti, il canto del santo nome, che ci può portare a prema. Ehi mata bhakta bhava kari angikara apaniacari bhakti kari la prachara. In questo modo, assumendo i sentimenti di un devoto, predicò il servizio devozionale praticandolo personalmente. Spiegazione di Srila Prabhupada. Quando Rupa Goswami incontrò Sri Chaitanya Mahaprabhu a Prayag, Allahabad, gli offrì i suoi rispettosi omaggi affermando che Sri Chaitanya era il più generoso di tutti gli avatar di Krishna, perché stava distribuendo l'amore per Krishna. È il verso che vi dicevo prima, Namo Mava Daniya. La sua missione consisteva nel far crescere l'amore per Dio. La sua missione consisteva nel far crescere nel cuore di tutti, far spuntare l'amore per Dio. Nella forma umana di vita il successo più alto consiste nel raggiungere il livello dell'amore per Dio. Sri Chaitanya non inventò una nuova religione, come alcuni pensano. I sistemi religiosi sono destinati a dimostrare l'esistenza di Dio, il quale è generalmente considerato un fornitore a livello cosmico. Ma la missione trascendentale di Sri Chaitanya Mahaprabhu consiste nel distribuire a tutti l'amore per Dio. Quindi non ricevere benefici da Dio, ma offrire il proprio amore a Dio. È completamente l'opposto. No? Perché solo in questo scambio l'anima trova la sua felicità. Uno dice, ma c'è felicità nel ricevere. Non è la nostra natura. Sembra. Perché se non fosse così, allora le persone che apparentemente hanno tutto quello che gli serve sarebbero felici. Ma non è così. Perché manca qualcosa nel cuore. Allora Chaitanya è venuto come devoto e ha detto, guardate, la felicità non è nel ricevere. Tutti praticavano cerimonie per avere. Signore, fai piovere sui nostri campi. Signore, questo, Signore, mantienici in salute, proteggi i nostri figli, tutti chiedevano, ma non erano felici. E anzi, l'ateismo si diffondeva sempre di più. Perché? Perché vedevano che nonostante queste preghiere, famosi i comunisti che andavano con i loro camion pieni di pane davanti alle chiese, e dicevano, allora, avete pregato, Padre nostro, che se ne cede, dacci oggi il nostro pane quotidiano, ve l'ha dato? No, dicevano, e i russi, eccolo qua, ve lo diamo noi. Capite qual è l'imbroglio della natura materiale? Allora l'ateismo, e Advaita Acharya vedeva tutto questo, ho detto, Signore, devi apparire, devi dare, ma loro sono così determinati a pensare che questo è il modo, che io non ci riesco, anche se Mahavishnu, non ci riesco. Sono così testardi, no? Allora Chaitanya è venuto con il suo fascino meraviglioso, insieme a Nityananda, no? E hanno fatto cose stupende, quando cantavano nel Kirtan, i cuori si scioglievano. Adesso noi non abbiamo questa fortuna diretta, però attraverso il metodo è possibile ottenere. Perché sono apparsi a quell'epoca? Perché, come abbiamo letto prima, avevano questo credito. Ma noi siamo fortunatissimi, siamo apparsi pochi anni dopo. Ci sono i devoti, ci sono i puri devoti, i maestri spirituali, le scritture. Un po' più di sforzo, ma è possibile ottenere questo. Quindi Dio è generalmente considerato un fornitore. Ma invece Chaitanya Mahaprabhu disse che il vero scopo è distribuire a tutti l'amore per Dio. Chiunque accetta
infatti Dio, come l'essere supremo, può adottare il canto del mantra Hare Krishna e diventare un amante di Dio. Per questa ragione Sri Chaitanya è il più magnanimo. Questa generosità, generosa distribuzione del servizio devozionale è possibile solo a Krishna stesso. Perciò Sri Chaitanya è Krishna stesso. Nessun altro lo può fare. In realtà sappiamo che Chaitanya è Krishna stesso nella sua forma di Radharani. L'amore personificato. E questo ha potuto generare tutto questo. Sri Chaitanya ha accettato il ruolo di Srimati Radharani e noi dovremmo assisterlo in questa posizione, come fece Svarupa Damodara al Gambira, la casa di Chaitanya Mahaprabhu a Puri. Egli ricordava sempre a Sri Chaitanya i sentimenti di separazione di Radha descritti nello Srimad Bhagavatam e Sri Chaitanya apprezzava la sua assistenza. I Gauranagari invece, che vogliono porre Sri Chaitanya nella posizione di amante e loro stessi nella posizione di amati, non sono approvati da Sri Chaitanya e dai suoi seguaci. Invece di ricevere benedizioni, questi sciocchi imitatori sono completamente ignorati. Le loro speculazioni si oppongono ai principi di Sri Chaitanya Mahaprabhu. La dottrina del piacere trascendentale di cui gode Krishna non può essere mescolata alla dottrina dei trascendentali sentimenti di separazione da Krishna nel ruolo di Radharani. Questo è il problema quando si cerca di ottenere il risultato senza seguire ciò che le scritture e gli acari ci dicono. Verso 42, qualcosa? Dasya Sakya Vatsalya Are e Sringara Chari Prema Chaturvidda Bhaktiya Bhaktai Adara. Quattro categorie di devoti sono il ricettacolo delle quattro categorie di sentimenti nell'amore per Dio, cioè il servizio, l'amicizia, l'affetto paterno materno e l'amore coniugale. Verso 43, Nija Nija Bhava Sabe Sresta Karimane, Nija Bhave Kare Krishna Sukha Asvadane. Ogni categoria di devoto considera il proprio sentimento come il più perfetto e in questo stato d'animo gusta una grande felicità in compagnia di Sri Krishna. Allora la realtà spirituale perfetta e questa perfezione si manifesta nel fatto che, come dice qui, ogni categoria di devoto, che sia nella rasa del servizio, dell'amicizia, o dell'affetto parentale o dell'affetto coniugale, considera il proprio sentimento come il più perfetto. E in questo stato d'animo gusta una grande felicità in compagnia di Sri Krishna. Perché se non fosse così, non potrebbe sentirsi pienamente appagato, ma desidererebbe qualcos'altro. Invece si trova pienamente appagato e così può soddisfare il Signore, perché solo chi è in prema non è qualcosa di esoterico. Prema significa amore. No? Solo se uno ha un completo amore può soddisfare l'amato. Se fosse relativo questo prema, non potrebbe soddisfarlo. Solo due persone che sono perfettamente nel sentimento completo d'amore, senza nessun dubbio, possono soddisfare l'altro. A volte in questo mondo un amato, un innamorato, guarda un altro e dice c'è qualcosa che non va, perché in questo mondo si è sempre coinvolti, l'amore non è mai puro. C'è sempre qualche dubbio, qualche riluttanza, oppure qualche insofferenza. In questo modo lo scambio non potrà mai essere puro. Nel mondo spirituale, invece, io
quando ho iniziato a leggere le storie così, e c'erano i pastorelli servitori che alla mattina andavano, lavavano, aiutavano i madri Yashoda a lavare Krishna, preparavano il cibo, ma erano di una felicità. Io nella mia visione dicevo, ma questo però sono servitori, no? Perché noi viviamo nella dualità, ma qui Krishna Das Kaviraj Goswami ci spiega che loro vivono il proprio sentimento come il più perfetto e solo così possono offrire prema. Tatasta ahiyamane vicharaya adhikari sabarase aete singare adhikamaduri. Ma se paragoniamo tra loro con imparzialità questi sentimenti, vedremo che l'amore coniugale supera tutti gli altri in dolcezza. Spiegazione. Nessuno è superiore o inferiore a un altro nella relazione trascendentale col Signore, perché nel regno assoluto ogni cosa si equivale. Ma, benché queste relazioni siano assolute tra loro, esistono differenze di natura trascendentale. Così, la relazione trascendentale di amore coniugale è considerata la perfezione più alta. Allora, qui nasce un dubbio. Tante volte ne ho discusso con i miei amici o nelle lezioni se ne è parlato. Ma allora? Ma si sentiranno inferiori? No? Qui dice che le differenze di natura trascendentale, è tutto il fulcro qui, tra di loro esistono differenze di natura trascendentale. Qual è questa natura trascendentale? È l'inconcepibile natura dell'ila, della relazione. No? Scherzando, a volte ho fatto l'esempio che Krishna e le gopi svolgono la danza rasa, danzano, e danzano su un tappeto erboso. No? I fili d'erba, che sono anime, che sono, partecipano all'ila, no? Sono fondamentali. Altrimenti uno potrebbe dire, vabbè, ma se danzano sulla sabbia, allora i granelli di sabbia, capite? Allora questa è la natura trascendentale. Per noi è un po' inconcepibile, perché in questo mondo c'è la dualità, allora è meglio una di un'altra. Ma è chiaro che la relazione coniugale contiene tutti i rasi delle altre. Perché nella relazione coniugale c'è l'amore paterno-materno, c'è si è amici e si è anche servitori l'uno dell'altro. Ma allo stesso tempo anche le altre categorie provano un piacere completamente trascendentale. Questa è l'opera di Yoga Maya. Perché la varietà è la madre del godimento. Ci deve essere un ambiente che è il Dhamma, il Santo Dhamma, che è fatto di una grande varietà. Lo so, io ancora nel mio cuore provo a volte una certa apprensione in questo, no? Perché è molto difficile comprendere, no? È chiaro che uno preferisce sempre il meglio, no? E dice, ma se poi diventerò un filo d'erba, allora questi pensieri, per adesso, anche se appaiono nel nostro cuore, devono essere, bisogna essere pazienti, perché con poi la pratica, con la vicinanza dei puri devoti, uno comprenderà. Leggiamo Uddhava che dice, la mia vita avrà successo se potrò nascere come un filo d'erba nel giardino di Nanda Maharaj. E questo lo dice dopo che ha visto lo splendente amore delle gopi. Ha detto, ma quando mai potrò raggiungere un livello così?
capite? Allora queste cose dobbiamo essere pazienti, andare avanti, pulire il nostro cuore ed essere fiduciosi che il Signore organizzerà tutto. Il nostro amore otterrà il completo. Prego. Il Signore Krishna reciproca in base al nostro desiderio, quindi non c'è dubbio che se noi coltiviamo un desiderio ben preciso, grazie al Guru, grazie ai Vaishnava, grazie alle scritture, si dice proprio anche nella Bhagavad Gita che Krishna reciproca in base alla nostra natura poi interiore che si esprime nel desiderio. Quindi non è mai nulla a caso, non è che Krishna decide per noi, ma si manifesta poi nella pratica devozionale. Più si va in profondità, più si manifesterà un certo tipo di attitudine, ecco, che è perfetta e assoluta per tutti noi. Non c'è qualcosa di meglio o peggio, no? Sì, è proprio quello che dicevo. Cioè, nel corso del tempo si manifesterà, perché adesso tutti vorremmo essere nella posizione maggiore. Perché... No, non tutti, Non tutti. Ci sono tanti che leggendo, pastorelli, chi madre. Pastorelle, madre, ma le altre manifestazioni che sono anche fili d'erba o granelli di sabbia, è difficile, no? Ma il fatto che il mondo spirituale è completamente trascendentale e quindi per noi adesso è molto difficile, però come hai detto tu è importante vedere, cogliere con l'aiuto dei devoti, del maestro spirituale il nostro sentimento, il nostro mood e svilupparlo e poi dopo tutto si manifesterà nel corso del tempo. Verso 45, yatotaram asusvada vise sola samayapi ratir vasanayasvadvi basate kapikasya chit. L'intensificarsi dell'amore può essere sperimentato in vari modi, uno superiore all'altro, ma quell'amore ricco della più grande dolcezza nella graduale successione di desideri si manifesta nell'amore coniugale. L'intensificarsi dell'amore può essere sperimentato in vari modi, uno superiore all'altro, ma quell'amore ricco della più grande dolcezza nella graduale successione di desideri, si manifesta nella forma dell'amore coniugale. Il desiderio è la base della soddisfazione. Ci deve essere desiderio, l'appetito viene mangiato, ci deve essere desiderio per dare soddisfazione. E sicuramente Srimati Radharani è colei che ha il desiderio più grande di soddisfare il suo amato, Krishna. E Krishna è il più grande nel desiderio di soddisfare Srimati Radharani. Ecco perché Radha e Krishna sono i supremi. Perché come loro nessuno ha un tale desiderio. Loro sono l'origine del desiderio stesso. Il desiderio è qualcosa di potentissimo. Questo verso è tratto dal Bhakti Rasamrita Sindhu di Srila Rupa Goswami. Verso 46. Ataeva madura rasi kaitaranama svakia parakia bhave dvi vidda samstana. Per questo lo chiamerò Madhurya Rasa. Esso si divide a sua volta in due categorie, l'amore matrimoniale e l'amore extramatrimoniale. Parakia bhave atirasera ullasa vrajavina yara anyatra naivasa. Nel sentimento d'amore coniugale extraconiugale, l'intensificarsi della dolcezza è molto grande. Questo amore
si può trovare esclusivamente a Vraja, perché è così particolare che fuori dall'ambiente perfetto di Vraja non riesce a mantenere, a sussistere. Solo a Vraja è possibile. Vraja è quel luogo dove Radha e Krishna sono il centro di tutto, soprattutto Radha, che è proprio questo amore. Fuori da Vraja, a Mathura o Dvaraka, non è possibile. Non è possibile. Anche nel sentimento di Ramachandra, non è possibile. No? Solo Radha e Krishna, a Vrindavan, è possibile. È per questo che Sri Chaitanya ci ha portato questo sentimento. E anche Krishna in Bhagavad Gita dice Sarva Dharma Paritya Mamekam Saranam Braja. Abbandona tutto e semplicemente abbandonati a questo sentimento, il mio sentimento a Braja, di questo sentimento, perché è il più elevato. Vraja vadu ganera e bhavanar niravadi taramadye si radhaya bhavera avadi. Questo sentimento è illimitato nelle ragazze di Vraja, ma tra tutte le gopi esso trova la sua perfezione in Sri Radha. Leggiamo gli ultimi due versi. Prabuddha Nirmala Bhava Preme Sarvottama Krishnera Madhurya Rasa Asvadakarana. Il suo amore puro e perfetto supera quello di tutte le altre. È a causa di questo amore che Krishna gusta la dolcezza della relazione coniugale. Questo è il rasa. Il rasa è sempre composto da diversi elementi. Che cosa ci dice qui? Che grazie alla dolcezza di Radha, Krishna può gustare l'amore coniugale. Se non ci fosse la dolcezza di Radha, Krishna non potrebbe. Uno dice, ma dai, è impossibile, lui è Dio. E allora perché Jaya Vijaya gli chiede di apparire in questo mondo per poter fra di loro scambiare il rasa del coraggio nella battaglia? Capite? Anche se Krishna è supremo e perfetto, per lui il suo rasa lo sperimenta nella relazione con le sue manifestazioni, con le sue parti, che sono lui stesso, però sono sue parti personali distinte. Noi siamo parti integranti. Allora, solo quando saremo in grado, e questo è il prima, di essere adeguati allo scambio, potremo soddisfare Cristo. Come qui dice, il suo amore pure e perfetto supera quello di tutte le altre. È a causa di questo amore, è a causa del suo amore, il suo desiderio, che Krishna gusta la dolcezza della relazione con lui. Questa è l'essenza di tutto, anche fra di noi, fra di noi. Perché a volte diciamo, ma a noi desideriamo una bella amicizia, una bella relazione coniugale, o una relazione con figli, con parenti. Tutto è basato su questo. Entrambi devono partecipare. Quando c'è il desiderio da entrambi, allora si suggella il rasa. Se non c'è, se c'è solo da una parte di uno, non c'è rasa. Allora Radharani ha un tale amore per Krishna che Krishna può gustare questo amore.
Questo significa diventare idonei a ricevere Cristo. Quando noi, ritrovando la nostra purezza, grazie al maestro spirituale, ai devoti, alla nostra pratica, ritroveremo questa purezza, saremo in grado, perché siamo parte integrante del Signore, di condividere. E il Signore troverà immenso piacere in questo, e quello suggellerà proprio la relazione. Krishna lo dice, Chaitanya lo dice, e i suoi devoti era immensamente soddisfatto di Rupa, di Svarupa Damodara. Ramanandarai, come Krishna di Uddhava e di Tana. Perché? Perché applicavano questo principio. Non è questione di intelligenza, bellezza, capacità, ma di amore. Quando noi sentiamo una persona vicino a noi che presta attenzione, che ci vuole, come diciamo noi, ci vuole bene, siamo felici e scambiamo. Questo è il segreto di tutto ed è la cosa che manca di più in questo mondo. Quindi vogliamo veramente fare del bene in questo mondo? Desideriamo veramente la cosa migliore? Questo è il principio. Diventare degli amanti. Amante significa non quello che tante volte intendiamo, ma coloro che diffondono amore. Allora immediatamente le persone, gli altri, sentendosi amati, ameranno. Perché questo è la nostra natura. Prego. Questo concetto è molto importante, perché in questa maniera si riesce a farlo solo vedendo Krishna negli altri, quindi il Paramatma in ognuno, e non vedere solo la parte condizionata collegata a Mahamaya, ma vedere invece il principio divino, quindi l'anima spirituale che rappresenta parte di Krishna, la parte infinitesimale di Krishna. Quindi se noi amiamo Krishna, Radha, non possiamo non amare le loro parti infinitesimali. Sarebbe ancora vivere nella dualità, e il nostro cuore non si può veramente sciogliere, accogliere questo prema, perché ancora limitiamo la loro esistenza, la loro realtà. Jai, quindi impegniamoci per questo, perché questo è l'impegno che poi chiamiamo è la Bhakti. Buona giornata a tutti, Hare Krishna, Haribol, Radhe Radhe.